Quello con più latte e meno cacao. Sì, Kinder cioccolato. Dentro i valori nutritivi di tanto buon latte. Fuori la bontà del cioccolato. Cresci, cresci, così poi mangi Kinder. Kinder cioccolato, quello con più latte e meno cacao. Anche su Kinder cioccolato trovi punti dei regalissimi Kinder e Ferrero. La mia auto la voglio blu, come il cielo. O forse rossa. No, meglio azzurra, come il mare, come i tuoi occhi. La voglio perché è decisa e ha le idee chiare. La sua linea ha già acceso il mio cuore. Ha un sistema di ventilazione microfiltrata, cinture di sicurezza con pretensionatore e doppie barre di protezione laterale. Nuova Opel Corsa, la mia auto. 3 o 5 porte. Niente le assomiglia. Buonasera dal TG2, questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta, senza servizi in video e in voce, per lo sciopero indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa, a cui aderisce anche l'USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI. In particolare lo sciopero è contro il prelievo forzoso del 25% imposto dal governo all'INPG, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti, contro il tentativo di limitare il diritto di cronaca e contro la mancata riforma della legge Mammì. Per quanto riguarda invece lo sciopero dei giornalisti della carta stampata, ricordiamo che domani i quotidiani non saranno in edicola. E adesso apriamo il giornale con la notizia che la centrale Enel di Gioia Tauro si farà. Si è così finalmente chiusa positivamente una lunga vertenza iniziata con la chiusura dei cantieri Enel nella piana di Gioia Tauro. L'intesa raggiunta al Ministero dell'Industria prevede la proroga della cassa integrazione per i 530 edili colpiti dal mancato avvio dei lavori fino al loro reimpiego nella costruzione della centrale e stabilisce poi procedure accelerate per realizzare l'impianto. L'accordo raggiunto tra Enel, Regione Calabria e sindacati, con la mediazione del Ministro dell'Industria Savona e con la presenza del rappresentante della Task Force Governativa per l'Occupazione Borghini, l'accordo, dicevamo, prevede anche nuove attività produttive nell'area di Reggio Calabria, schiarita poi anche per l'Iritecna. Con la mediazione del Ministro del Lavoro Giugni si è raggiunto un accordo che ridimensiona il numero dei lavoratori ritenuti in esubero dall'azienda, ora sono 2600, e prevede il ricorso a contratti di solidarietà, cassa integrazione e mobilità per fronteggiare la ristrutturazione del gruppo pubblico che opera nelle costruzioni. La cassa integrazione partirà dall'11 ottobre e nel 93 riguarderà circa 2000 dipendenti. Veniamo adesso agli sviluppi dell'inchiesta Mani Pulite. Sarebbero una decina gli ordini di custodia cautelare già firmati dal giudice Italo Ghitti relativi alle rivelazioni del docente Aldo Molino, costituitosi domenica scorsa e coinvolto in più filoni dell'inchiesta. I provvedimenti restrittivi riguarderebbero i contratti assicurativi di grandi enti statali distribuiti sulla base di una spartizione politica a varie compagnie di assicurazione. Molino avrebbe fornito al giudice Antonio Di Pietro, oltre al quadro generale della logica lottizzatoria che riguardava partiti di maggioranza e di opposizione, anche particolari e nomi delle persone coinvolte nel giro. Al Palazzo di Giustizia di Milano anche oggi intanto è continuata la sfilata di personaggi già coinvolti nella prima fase dell'inchiesta. Il caso Napoli, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha affrontato oggi la grave situazione in cui versa il distretto giudiziario del capoluogo campano. Come si ricorderà, i magistrati napoletani impegnati sul fronte delle tangenti hanno minacciato di chiedere il trasferimento se non verranno messi in condizione di lavorare. Infatti gli uffici giudiziari napoletani sono situati ancora oggi come 100 anni fa nella sede assolutamente inadeguata di Castel Capuano. Al termine del lungo dibattito il CSM ha approvato un documento nel quale si chiede un intervento immediato del Ministro della Giustizia Giovanni Conso. Il CSM si è inoltre impegnato a riempire al più presto i vuoti di organico di cui soffre il distretto campano. Apriamo adesso la pagina degli esteri con la crisi politica che sconvolge Mosca, una crisi sempre più intricata.
Il governo russo ha lanciato un ultimatum ai parlamentari ribelli ancora asserragliati nel Parlamento. Hanno tempo fino al 4 ottobre per lasciare la Casa Bianca, così si chiama la sede del Parlamento russo, e per deporre le armi. Contemporaneamente però il governo ha dato assicurazioni che non ci saranno attacchi anche in caso di rifiuto ad obbedire. Parallelamente il primo ministro Viktor Chernomidin è stato incaricato da Boris Yeltsin di intavolare delle trattative con i ribelli in modo da giungere a una conclusione dell'assedio senza spargimenti di sangue. E ci sono timori in Bosnia per un nuovo inverno di guerra. I musulmani hanno infatti detto no a quella che considerano una pace ingiusta e, per accettare il piano di Ginevra, esigono la restituzione dei territori a maggioranza musulmana perduti durante la guerra, una condizione che già era stata giudicata inaccettabile da serbi e croati, indisponibili a nuovi negoziati territoriali. I musulmani si dichiarano comunque pronti a riaprire trattative bilaterali con le altre fazioni. E c'è una svolta nella lunga crisi tra la Libia e la comunità internazionale sul caso Lockerbie. Tripoli adesso è disposta a far comparire i due agenti coinvolti nella strage dell'88 davanti ai giudici scozzesi che hanno appunto indagato su questo caso. La Libia aveva sempre rifiutato l'estradizione dei due agenti e la comunità internazionale aveva reagito con un severo embargo. Oggi appunto l'annuncio che la Libia non si oppone più al processo. È stato precisato però che spetta ai due imputati decidere se accettare o meno l'espatrio. Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno intanto annunciato un rafforzamento dell'embargo se i due agenti non verranno estradati entro venerdì. Torniamo all'Italia adesso con la politica interna e quasi divorzio tra Mario Segni e l'ala progressista di Alleanza Democratica, quella guidata da Enzo Bianco, da Adornato e Ayala. Ieri c'è stata la quasi rottura con Segni che ha precisato non ci sono le condizioni per un accordo con il PDS. Oggi è giunta la dura replica di Occhetto. Segni, dice il segretario PDSino, è un moderato, ma se ci sarà un suo addio, Alleanza Democratica non morirà. Io credo, sottolinea Occhetto, alla nascita di uno schieramento progressista. Ed è polemica al Comitato parlamentare sui servizi segreti presieduto da Ugo Pecchioli del PDS. I presidenti dei senatori democristiani, socialisti, socialdemocratici e liberali hanno invitato i loro gruppi a disertare la riunione di oggi. I senatori della maggioranza chiedono un chiarimento al governo sulla vicenda dei 7 militanti comunisti inviati quasi 20 anni fa in Unione Sovietica su indicazione di Pecchioli per dei corsi di addestramento di tipo militare. Pecchioli si è detto stupito e rammaricato. Cronaca, potrebbe avere origini dolose l'incendio della notte scorsa che ha ucciso due bambini e il proprietario di un negozio a Serra Mazzoni sull'Appennino Modenese. Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi inquietante che ha preso corpo in seguito alla testimonianza di un sopravvissuto. L'uomo infatti ha parlato di un forte odore di benzina. L'altra ipotesi è quella della fuga di gas sprigionatasi dal negozio di Tiziano Gubertini, 25 anni, morto nell'esplosione. I due bambini invece sono rimasti asfissiati dalle esalazioni causate dall'incendio. Le notizie dai mercati finanziari: non è piaciuto alla borsa il raddoppio del capitale della Fiat, operazione decisa dalla società torinese per far fronte al difficile momento che sta attraversando. Tutti i titoli del gruppo Agnelli hanno subito pesanti cali. Le Fiat ordinarie, in particolare, nel corso delle contrattazioni sono state anche sospese per eccesso di ribasso. Alla fine hanno concluso la giornata con una perdita che sfiora l'8%. Tutti i maggiori titoli comunque sono andati male, con l'eccezione di quelli telefonici. L'indice Mibtel ha segnato un ribasso dello 0,55%. Quanto ai cambi, la lira ha recuperato sul dollaro, sceso a 1.573 lire, mentre ha perduto oltre 6 punti rispetto al marco, salito a quota 978. E siamo allo sport con il calcio. Dopo la Juventus e il Parma, già qualificate da ieri, anche la Lazio e l'Inter hanno superato il primo turno delle coppe europee. In Coppa UEFA la Lazio ha vinto in Bulgaria contro il Lokomotiv Plovdiv per 2-0.
I gol portano la firma di Luzzardi e Cravero. L'Inter ha invece eliminato il Rapid Bucarest. 2-0 era il punteggio della gara fino a pochi minuti fa. Alle 20:25 diretta su Rai 2, in campo il Milan, che in Coppa dei Campioni ospita gli svizzeri della RAU. Alla stessa ora il Cagliari, che riceve la Dinamo Bucarest con diretta su Rai 1, e il Torino, impegnato in casa contro i norvegesi del Lillestrøm. L'incontro dei Granata verrà trasmesso in differita su Rai 2 alle 22:20. Questa edizione del TG2, ricordiamo, è andata in onda in forma ridotta e senza servizi per lo sciopero nazionale dei giornalisti. Intanto l'assemblea del TG2, riunita oggi pomeriggio per una prima valutazione degli indirizzi programmatici per il piano di ristrutturazione della RAI, ha approvato all'unanimità questo ordine del giorno che ora vi leggiamo. L'assemblea dei giornalisti del TG2, pur apprezzando gran parte dei criteri di ristrutturazione indicati dal Consiglio di amministrazione dell'azienda e in particolare quelli che riguardano la centralità e l'autonomia dell'informazione del servizio pubblico, respinge nettamente l'ipotesi di canali complementari al primo, che rischiano di diventare residuali, consegnando al telegiornale del primo canale la sostanziale titolarità dell'informazione televisiva. Nessuna azienda, prosegue il comunicato dell'Assemblea del TG2, può rinunciare a quote di mercato conquistate nel corso degli anni. Il TG2 ore 13 è un giornale vincente, spesso il più ascoltato in assoluto. Le rubriche di approfondimento e di servizio costituiscono un consolidato patrimonio professionale da non disperdere. L'Assemblea del TG2 ribadisce la necessità per una autentica riforma di un profondo rimescolamento delle attuali redazioni attraverso il fondamentale procedimento delle opzioni e non con provvedimenti unilaterali di mobilità. L'Assemblea chiede fermamente che l'elaborazione del piano atteso per il 15 di ottobre passi attraverso il confronto immediato con il sindacato dei giornalisti e dà mandato al comitato di redazione e all'USIGRAI di programmare tutte le iniziative di lotta necessarie. Ed era questa l'ultima notizia del TG2 della sera. Noi ci rivediamo per il TG2 della notte. Buonasera a tutti.